Lili, sono la maestra Dani della scuola Minelli. Oggi ho pensato di costruire con voi un gioco. Allora, serve del cartone, io ho questo, ma anche un coperchio di una scatola da scarpe che si apre e potete utilizzare anche questa. Una matita, una gomma, delle forbici e poi vi farò vedere anche il resto. Allora, facciamo un cerchio con la matita. E un altro cerchio all'interno. Benissimo. Adesso prendiamo le forbici. Se è troppo duro, vi fate aiutare dai vostri genitori o dai vostri fratelli più grandi. E tagliamo il contorno. Poi quello al centro. Ci aiutiamo con il cutter e qui bisogna proprio che ci facciamo aiutare dai nostri genitori. Questo bellissimo cerchietto. Ora ne dobbiamo fare un altro uguale, quindi lo mettiamo sempre nel cartone, prendiamo la nostra matita e guardate, seguiamo il contorno, sia quello esterno che quello interno. Ecco. E ora tagliamo anche questo. Anche il secondo cerchietto è pronto. Adesso li incolliamo in modo tale da renderli più robusti e più resistenti. Quindi ci serve la colla. Ecco, tutto attorno e il nostro cerchietto è pronto. Ma ho pensato, per renderlo più carino, potreste colorarlo con i pennarelli, come ho fatto con questo rosso, oppure anche con dei pezzettini di carta colorata, quindi che ho tagliato e poi ho incollato come volevo io. Taglio e lo incollo uno vicino all'altro per riempire tutto il contorno del mio cerchietto. E sbizzarritevi come volete, con le tempere, con i pastelli a cera, con quello che avete in casa, quello che vi piace di più. E adesso vi faccio vedere a cosa servono questi cerchietti. Seguitemi. Cosa serve per il nostro gioco, oltre ai nostri cerchietti? Una sedia che dobbiamo capovolgere. Ed ecco qua. Dobbiamo con i nostri cerchietti centrare le gambe della sedia. Sembra semplice, ma non lo è per niente. Sì, ce l'ho fatta! Allora, bimbi, con questo gioco potete giocarci da soli e allenarvi, oppure giocare con i vostri genitori a squadre. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere. Aspetto vostre notizie. Un bacio, a presto! Ciao, bimbi!